il messaggio che vorrei trasmettere per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è che la violenza non è mai accettabile, qualsiasi forma assuma. E come previsto dalla Convenzione di Istanbul su questa materia, ratificata dall'Italia nel 2014, la violenza di genere, che colpisce le donne proprio in quanto tali, costituisce una grave violazione dei diritti umani. Spesso violenza di genere e violenza domestica coincidono perché si verificano all'interno della famiglia. La campagna Questo non è amore, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza porta avanti tramite le divisioni anticrimine delle questure, ha l'intento di informare e sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Ed infatti il nome scelto evidenzia l'irriducibile contrapposizione tra amore e violenza. La violenza può avere molte forme, alcune sono più evidenti, altre più sottili, che la vittima fa fatica anche a riconoscere o tende a giustificare, se non addirittura a scambiare per amore. Si sente dire: controlla le mie telefonate perché mi ama, non vuole che esca con le mie amiche perché mi vuole solo per sé, o addirittura mi ha dato uno schiaffo ma io me lo sono meritata perché mi sono vestita come a lui non piaceva. Sono tutte forme di violenza. La violenza quindi non è solo fisica, può essere infatti psicologica, ha mille sfaccettature: le offese, gli insulti verbali, le umiliazioni, le minacce, il controllo, fino ad arrivare appunto anche allo stalking, quindi a un delitto. Sessuale, che comprende il pretendere sesso quando l'altra persona non vuole. Può essere economica, la forma più subdola di violenza, perché meno riconoscibile dalle molteplici manifestazioni, come ad esempio il controllo del proprio denaro da parte del partner, non avere l'accesso ad un conto corrente perché il partner non vuole, non poter lavorare, non avere, a volte anche solo come minaccia, le risorse necessarie per crescere i propri figli. Un altro messaggio importante che mi preme trasmettere è che la violenza, se non fermata sul nascere, inevitabilmente tende a ripetersi, con atti sempre più gravi e ravvicinati. È probabile che in breve tempo una violenza inizialmente solo verbale si trasformi anche in violenza fisica. Quindi rivolgersi ad un qualsiasi ufficio di polizia e segnalare la violenza fin dal suo primo manifestarsi è fondamentale. Il questore, quale autorità di pubblica sicurezza nella provincia, può intervenire rapidamente con lo strumento di prevenzione dell'ammonimento e bloccare l'escalation della violenza fin dal suo primo manifestarsi.